Questo bimbo di 6 anni ha insistito per far visita alla madre defunta e davanti alla tomba le ha chiesto un favore. Iscrivetevi al canale e guardate il video per scoprire cosa è successo dopo. Brian, di 6 anni, piangeva spesso a scuola perché i suoi compagni di classe lo prendevano in giro. Di solito lo deridevano per il suo aspetto disordinato, oppure per le scarpe malandate che indossava. Il poveretto però non lo faceva mica apposta. Molte volte, anzi, aveva provato a lavarsi da solo l'uniforme scolastica, ma a casa non aveva sapone né acqua corrente. Per l'acqua, infatti, doveva aspettare che i suoi vicini di casa andassero a letto. Così poteva collegare i loro tubi senza farsi scoprire. Sua madre, Laura, aveva perso i genitori a 17 anni e, non avendo più nessuno al mondo, aveva dovuto trovare un modo per sopravvivere in un mondo che non perdona chi è in difficoltà. Senza un soldo in tasca, aveva deciso di trasferirsi in Florida ed era partita a piedi. Lungo la strada, esausta e affamata, era svenuta per diverse ore. Al risveglio, si era trovata in un letto di ospedale. Una donna benestante di nome Jessica Moore l'aveva trovata priva di sensi sul ciglio della strada e l'aveva portata di corsa in ospedale per farla visitare. Anche Jessica era cresciuta sola e povera, ma lavorando sodo, era riuscita a costruirsi una carriera di successo che l'aveva portata a guadagnare più di quanto potesse spendere. La storia di Laura aveva impietosito Jessica, che le aveva offerto quindi un lavoro come cuoca in casa sua. La donna aveva affidato alla ragazza anche le chiavi di un appartamento di sua proprietà alla periferia della città. Quando Laura aveva cominciato a lavorare per lei, Jessica aveva capito subito di aver fatto la scelta giusta offrendole un impiego e un posto dove stare. L'adolescente lavorava a sodo e aveva un ottimo palato, quindi sapeva inventare o riprodurre piatti di livello pari a quelli che Jessica mangiava nei ristoranti più rinomati della città. Quell'anno Laura si è ritrovata a pensare che forse le sue disgrazie fossero terminate. Dopotutto aveva un lavoro, una casa e un capo che l'apprezzava. Tutto era andato nel verso giusto per un anno, fino al ritorno in città del figlio di Jessica. Andrew era rimasto rapito dalla bellezza della giovane Laura e, forte del suo status, aveva deciso di poterla avere quando e come voleva. In pochi giorni le aveva promesso che un giorno l'avrebbe sposata, anche se era già fidanzato ufficialmente con una ragazza francese. L'aveva trattata bene, ma in realtà aveva in mente soltanto una cosa. Quando le aveva proposto di fare un passo avanti nella loro relazione, Laura non aveva esitato perché ormai era perdutamente innamorata di lui. Pochi mesi dopo, Laura era rimasta incinta, ma quando l'aveva comunicato ad Andrew, lui le aveva risposto che stava per sposare un'altra donna. La ragazza non aveva avuto altra scelta che confessare tutto a Jessica. Sebbene fosse pronta ad aiutarla, riconoscendo le colpe del figlio, Jessica non aveva intenzione di rovinare la reputazione di Andrew, costringendolo a sposare una ragazza povera, e aveva obbligato Laura a mantenere il segreto. Andrew però aveva altri programmi. La sua fidanzata sarebbe arrivata in città in pochi giorni, e lui non voleva rischiare un incontro con Laura. Quella sera quindi si era presentato a casa sua e le aveva vietato di tornare a lavorare per Jessica. Le aveva tolto le chiavi dell'appartamento e le aveva dato una manciata di banconote per comprare un biglietto di sola andata lontano dalla città. Quando Jessica aveva scoperto che Laura se n'era andata, aveva capito subito che ancora una volta la colpa era di suo figlio. Aveva cercato la ragazza che portava in grembo suo nipote in lungo e in largo, ma non era riuscita a trovarla. Laura, intanto, aveva comprato un appartamento e col denaro risparmiato lavorando per Jessica, aveva aperto un piccolo ristorante tutto suo. Brian era nato 4 mesi dopo. Essendo sempre impegnata al locale, Laura aveva dovuto assumere una bambinaia che si prendesse cura di lui durante il giorno. Karen aveva presentato a Laura il fratello Felix, e tra i due era scoccata subito la scintilla. Felix era un banchiere e aveva incoraggiato Laura ad aprire un conto a nome del figlio affinché un giorno potesse permettersi le migliori scuole della città. A 4 anni Brian aveva cominciato quindi a frequentare un asilo privato. Sebbene la retta fosse costosa, Laura preferiva stringere i denti e investire nel futuro del figlio. In fin dei conti il suo ristorante stava andando a gonfie vele. Brian era un bambino sveglio e diligente. La scuola gli aveva assegnato una borsa di studio per un istituto elementare di grande prestigio.
Laura era stata felice del risultato. Purtroppo, qualche mese dopo, si era ammalata gravemente. Per aiutarla, Karen si era trasferita a casa sua e aveva cominciato a gestire anche il ristorante. I medici non riuscivano a capire la causa del suo malessere e le avevano consigliato di mettere in ordine i suoi affari. Laura aveva nominato Karen responsabile del ristorante e le aveva affidato i codici di accesso al conto in banca destinato a Brian. Pochi mesi dopo era venuta a mancare. Karen aveva spiegato al piccolo Brian, che ormai aveva 6 anni, che sua madre stava solo riposando perché era molto stanca. Durante il funerale, però, Brian era scoppiato in un pianto inconsolabile. «Non piangere, piccolino», lo aveva supplicato Karen, che da quel giorno era diventata anche la sua tutrice legale. 2 mesi dopo, però, Brian si era svegliato in una casa vuota e silenziosa. Karen era scomparsa e aveva portato con sé tutti i risparmi che sua madre, Laura, aveva messo da parte per lui. Anche Felix era sparito. Brian non aveva più nessuno che si prendesse cura di lui e si era dovuto appoggiare alla gentilezza dei vicini, che di tanto in tanto gli cucinavano da mangiare e chiudevano un occhio sui piccoli furti d'acqua. Dovendo fare tutto da solo, a soli 6 anni, Brian ha cominciato a perdere colpi a scuola, arrivando in ritardo tutte le mattine, con i vestiti sporchi e puzzolenti, e la sua maestra lo sgridava sempre. La signora Edwards scriveva spesso delle lettere che gli diceva di consegnare alla madre, ma la situazione del bambino non cambiava mai. Un giorno l'ha fatto mettere in piedi sulla cattedra affinché tutti i suoi compagni potessero vedere com'era disordinato, sperando che quell'umiliazione facesse effetto. Tuttavia, la maestra non poteva immaginare le sofferenze che stava patendo Brian. La signora Edwards continuava a inviare messaggi a sua madre, ma non riceveva mai risposte. Frustrata, un giorno gli ha urlato contro. «Brian, tua madre non ti vuole bene. Non le importa che vai in giro come un senza tetto, con le scarpe rotte e vestiti sporchi. È per questo che non risponde neanche ai miei messaggi». Quel giorno ha scritto l'ennesimo biglietto indirizzato a Laura. «Se anche domani suo figlio si presenta a scuola vestito da straccione, non lo mandi più». Le madri che non possono prendersi cura dei loro bambini non dovrebbero proprio metterli al mondo. Brian è tornato a casa in lacrime, mentre i suoi compagni di classe gli gridavano dietro insulti e prese in giro. Quel pomeriggio è andato al cimitero e davanti alla tomba di sua madre ha strillato «Basta, adesso ti devi alzare! Ormai hai dormito abbastanza. È ora di svegliarti e andare a parlare con la mia maestra. Dille che sono sporco e puzzolente perché tu non sei a casa». Le urla del bimbo hanno allertato il guardiano del cimitero, che ha contattato la polizia. La storia di Brian è stata raccontata su giornali e telegiornali, e persino la sua maestra ha visto il servizio che parlava della morte di sua madre. Quando ha scoperto la verità sulle condizioni del bambino, si è sentita terribilmente in colpa per il modo in cui aveva trattato Brian. Lo scolaro non si è presentato a scuola il giorno dopo, ma la maestra pensava di sapere dove fosse, e lo ha raggiunto al cimitero. Lì si è inchinata davanti a lui e gli ha chiesto di perdonarla. «Brian, ti chiedo scusa per tutto. Non sapevo che tua mamma fosse morta. Mi dispiace di averti aizzato contro i tuoi compagni di classe. Non dovresti fare tutto da solo e io sono pronta ad aiutarti». La signora Edwards gli ha spiegato che la madre non sarebbe più tornata e ha adottato il bambino. Poi ha contattato la polizia per raccontare la storia di Karen e Felix, che sono stati ritenuti responsabili non solo per il furto dei soldi di Laura, ma anche per la sua morte. Che cosa direste al piccolo Brian per consolarlo? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime storie interessanti.